vede l'Italia far parte di un movimento internazionale, un movimento che adesso noi chiamiamo di liberazione omosessuale, che ha una sua storia, una sua dignità, una sua logica, e ci troviamo oggi nel 2011 a trovarci con l'Italia completamente al di fuori da questa storia, come se fosse un paese estraneo a quello che è successo nel resto del mondo. Io credo che possa essere comunque interessante chiederci come possa essere successo, e lo chiedo anche a voi facendovi riflettere sul fatto che le foto che voi vedete alle mie spalle sono state scattate negli anni 70, 80, massimo alcuna 90. E tutti quanti amiamo avere questa idea un po' positivista della storia, per cui si va dal peggio al meglio, c'è una continua evoluzione. Io invece vorrei invitarvi a vedere come ci fosse già uno sguardo maturo, una cultura dell'immagine matura in Italia in quegli anni, che poi non ha dato esiti. Se togliamo Giovan Battista Bramilla, che è qui questa sera, se togliamo pochissime altre persone, artisti italiani che si siano posti deliberatamente l'idea di creare un'arte, un'estetica, un'ottica gay, non ce ne sono. È mancato questo, è mancato una disponibilità della società ad accogliere questo discorso. Ancora oggi in Italia, se si parla di arte gay, si alzano le sopracciglia, ma anche molto spesso i capelli sulla testa, per una visione crociana, quella gentiliana della scuola fatta durante il fascismo, per cui l'arte, per essere vera arte, non deve avere aggettivi. Che è un modo molto ipocrita per dire che la vera arte è solo quella che riesce a nascondere bene i propri aggettivi, cioè l'arte borghese, occidentale, eterosessuale, maschilista, questa è arte, perché non ha bisogno di aggettivi. Se comincia a dire arte femminista, diventa un'etichetta, arte gay diventa un'etichetta e non è più vera arte. Allora, noi abbiamo nelle foto di Patriarchi un doppio, vogliamo dire anche un triplo strato di lettura. Ovviamente c'è il godimento erotico, perché Tony nasce come fotografo erotico, non lo ha mai nascosto. L'unico modo per portare avanti la sua passione per molti anni è stata quella di lavorare per la stampa pornografica, per Doppio Senso. Accanto a questa produzione però aveva una produzione più soft, che era quella che faceva per sé, per suo piacere personale, che è quella che vedete in questa mostra, che non è nata con lo scopo di titillare, quanto quella di catturare un desiderio erotico. Quindi il primo livello di lettura è quello del cattura del desiderio homoerotico, la bellezza del ragazzo, la bellezza del corpo maschile, la bellezza del nudo. Il secondo strato di lettura, che immagino che Tony non ci abbia mai messo quando faceva queste foto, ma ormai è venuto fuori, è quello di documento di un'epoca. Abbiamo chiamato Mediterranea Passione questa mostra, anche un po' per allusione a Giuni Russo, che di quegli anni 80 era stato un interprete, ma anche perché propone una tipologia di persone, un certo sguardo all'erotismo, che è tipico di quella, c'è un saggio che ha scritto Robert Aldrich che l'ha intitolato The Mediterranean Obsession, l'ossessione mediterranea, la ricerca di una certa tipologia fisica nel Mediterraneo, che all'epoca, negli anni 70, non era ancora in Nord Africa, magari per qualche audace come Gide lo era stato, ma per i nord europei era fondamentalmente l'Italia. L'unico altro fotografo di quegli anni che somigli al lavoro di Tony Patrioli è quello di Konrad Helbig, che pochissimi conoscono, che è un tedesco che veniva a fotografare i ragazzi contadini, pescatori, muratori nel sud Italia, in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, eccetera. È un mondo che non esiste più, perché Tony ha documentato fondamentalmente una società che stava sparendo. Sarebbe anche molto carino sentirsi raccontare le interazioni che avvenivano con questi ragazzi, con questi modelli, che spesso venivano coinvolti in un gioco. Era un'epoca in cui ancora non c'era stato Armani, Dolce & Gabbana, che avevano insegnato che il corpo maschile può essere bello. Negli anni 70 bella poteva essere la donna, l'uomo poteva essere forte, poteva essere molto virile, diciamola con eufemismo, ma sicuramente non bello. Vedersi una persona che proponeva a questi ragazzi il fatto che anche invece un ragazzo può essere bello, era qualcosa di nuovo, era un gioco anche erotico, che era perfettamente iscritto nella cultura mediterranea
che poneva la verginità come scopo supremo della donna. Bisognava arrivare a matrimonio vergini, le donne non andavano a letto con i loro fidanzati prima del matrimonio, questi ragazzi vivevano comunque in Italia ancora povera, per cui non avevano accesso alle prostitute, per cui il ricorso ai rapporti fra ragazzi o con uomini, eccetera, eccetera, non era sicuramente ben visto dalla cultura sociale, ma era un male minore, era un male necessario. Una persona che ha lucidamente analizzato questo schema di comportamento è stato Pierpaolo Pasolini, che venendo a Roma dal Friuli si è trovato in una specie di Bengodi di fronte a questo tipo di situazione. Io che però, quando Pasolini è morto, avevo 17 anni ed ero uno dei ragazzi contro i quali lui scriveva le sue pesantissime invettive, dicendo che eravamo brutti, stupidi, deficienti, non capivamo niente, qualche critica da fare l'avrei. Era un modello di comportamento, era un paradiso per le persone omosessuali, in quanto c'era l'inferno sessuale per tutti gli altri, questo non dobbiamo dimenticarlo. Era un paradiso possibile nella misura in cui gli italiani vivevano una realtà di profonda repressione sessuale, in cui il divorzio era ancora un obiettivo da raggiungere. Quindi io sinceramente non penso che fosse un'Italia così positiva, specialmente per chi tra voi è giovane e ragioni in termini di liberazione gay e di unioni civili e cose del genere. Era un'Italia molto arretrata. Però, e qui c'è il terzo livello di lettura delle foto di Patrioli, quella che noi stiamo vedendo non è un documento etnografico, sono delle prove d'artista, sono l'opera di un artista che costruisce un universo di sua creazione. Esattamente come la Taormina che vediamo nelle foto di Foglioda non è mai esistita. Anche l'Italia che Toni ci presenta in queste foto non è veramente esistita. È una versione idealizzata, è una realtà su cui secondo me è molto facile sognare. C'è un elemento di sogno in queste immagini che per chi ha vissuto magari dall'interno questa realtà è evidentemente tale. Chi non l'ha vissuta invece magari fa un pochino più fatica a vederlo in questo senso. Però io credo che è questo il motivo per cui le foto di Toni sono ancora godibili oggi a 30-40 anni dalla loro creazione. Io voglio finire qua perché non sono parlo solo io. Con un'ultima mia frase, una testimonianza proprio come editore di Toni, questa mostra che stiamo facendo è la seconda che stiamo facendo dopo un periodo di molti anni in cui il lavoro di Toni è stato praticamente dimenticato. Perché come tutte le cose, come tutte le proposte, c'è un momento in cui sono recentissime, nuove, piacciono a tutti, e Toni ha creato uno stile che lo ha reso immediatamente riconoscibile ovunque, era diventato addirittura un modo di dire comune, dire è un ragazzo alla Toni Patrioli, no? Per indicare una certa tipologia fisica addirittura. E poi è passato di moda. È passato di moda perché è arrivata la cultura americana molto più ricca, con molti più mezzi e molto più industriale, in una realtà in cui il lavoro di Patrioli è sempre stato un lavoro d'artista artigiano, diciamocelo chiaramente. In mostra abbiamo voluto mettere un paio delle ultime foto in cui c'è una risposta di Toni alla tipologia di immagini americane. Credo che ne abbiamo scelta una intenzionalmente ironica con l'uva davanti, perché è una specie di innesto genetico transgenico tra von Gloeden e la Colt. E chiaramente la Colt ha vinto, l'immaginario erotico della Colt ha trionfato in tutto il mondo e ormai si producono fondamentalmente... Si potrebbe chiudere quella porta, per favore? Scusate, potete chiudere quella porta? Che non dobbiamo andarci da tirare. L'immaginario erotico della Colt ha vinto, ma è proprio per questo motivo probabilmente che questo ritorno c'è stato. Io mi ricordo anni fa che diceva Toni che sì, oggi era un po' tramontata la sua stella, ma un giorno avrebbero riconosciuto il suo valore. E lui mi rispondeva che me ne frega tanto, quel giorno sarò morto. Ebbene Toni, non sei morto e la riscoperta è cominciata, quindi speriamo che ci sia modo di continuarla anche in altre realtà.